a che fare con un triangolo. Un triangolo scottante che a distanza di anni gli stessi protagonisti hanno ridisegnato come una figura geometrica con molti più lati. George Harrison aveva una straordinaria vena creativa, esplosa in un triplo album allo scioglimento dei Beatles. Era attratto dalla religione indiana e amava il giardinaggio, e la relazione con sua moglie non era esattamente rosa e fiori. Forse abbiamo attribuito troppa importanza alle canzoni d'amore, che spesso appartengono più a chi le ascolta e non a chi le scrive. George Harrison e Patti Boyd si incontrano nel 1964, 2 anni più tardi il matrimonio, e indovinate un po', le tensioni bussano alla porta della coppia. Sono gli anni della controcultura e della fascinazione per le filosofie orientali, ma sono anche anni in cui sperimentare diventa il verbo più attuale. Si sperimenta con la musica e con sostanze che hanno il potere di provocare alterazioni psichiche. E si sperimenta nelle relazioni, a loro volta estremamente influenzate da certe emozioni contraffatte. Ascoltando un disco dei Beatles, all'inizio, si ha la sensazione di leggere nel diario di 4 bravi ragazzi. Poi si è tentati di credere che siano i messaggi cifrati a prendere il sopravvento e che le frasi d'amore siano rivolte a un numero imprecisato di fan. E sarebbe stupido non accogliere ogni notte nel proprio letto. Ma non c'è una sola sfumatura che non tenda al cangiante in questa storia. George Harrison ama la meditazione trascendentale e non disprezza la cocaina. È timido, riservato, a disagio con fama e ricchezza, ci racconta, ma appena se lo può permettere acquista per sé un intero castello.